Ciao a tutti e bentornati in quello che dovrebbe essere l'ultimo episodio della storia di Pokémon Marromerda 2. Allora ragazzi, lo so che l'episodio è uscito parecchio dopo rispetto a quello precedente, ma c'è un motivo. Siccome sarò sincero, per evitare magari di allungare la cosa e di metterci troppo, mi sono informato su non tanto quello che c'è da fare, ma diciamo come dovranno essere le cose. In poche parole, questo tempo qui, oltre a, beh, come avete visto per chi mi segue, ad aver fatto altri video di altre serie, quindi di tempo già ce n'avevo di poco, ho dovuto anche allenare Pokémon, quindi la situazione attuale è questa. Come vedete ci ho messo un po', diciamo che loro due, soprattutto Dildo, l'ho lasciato impostare. Tanto per Dildo, sinceramente, per quanto ero orgoglioso e contento di averlo preso all'inizio, poi mi sono accorto che Dildo non è stata quella grandissima cattura, almeno per quanto riguarda il mio stile, diciamo, di combattimento. E inoltre un'altra cosa, ho detto, sai cosa faccio? Prima di far uscire questo video qua, così sfrutto anche, diciamo, il tempo per allenare un po' Pokémon, voglio far uscire quell'episodio extra che dissi che forse facevo magari a fine serie, ovvero quell'episodio extra che riguardava la cattura di Moltres, che qui si chiama, se non sbaglio, Moltirex, una cosa del genere. Ecco, l'ho provato a fare, ma ho un problema. Come già vi dissi, se non sbaglio, nei primi video, o forse anche in quel video in cui nominai, anzi citai, diciamo, questo extra, in poche parole, io se uso i trucchi, che fra l'altro ci ho messo una sbotta a trovare quei trucchi per poter fare eventualmente questo episodio extra, dopo un po' nel gioco mi crasha, cioè l'emulatore stesso mi crasha, quindi diciamo che purtroppo l'episodio extra non uscirà, perché, cioè, diciamo che la colpa non è mia, ma bensì, diciamo, più del computer, l'emulatore, ve lo vi pare, il fatto che mi crasha. Io non so che farci. Mi dispiace, però, cioè mi dispiace perché lascio, diciamo, una cosa in sospeso, però ripeto, non è colpa mia. Purtroppo io il mio ce l'ho messo, però questo episodio extra non sa da fare, ecco. Comunque, tornando a noi, diciamo, a quest'ultimo episodio. Allora, ho allenato i Pokémon perché ho visto che dovremmo poi diciamo affrontare alcuni allenatori, non faccio nomi, mi baso solamente dicendo allenatori che hanno comunque Pokémon di livello alto, e spero che già questa squadra possa essere efficace. Spero che, già ci ho messo tanto, spero che anche se tutti non sono a livello 100, comunque non sono tutti al massimo del potenziale, spero che possano bastare per affrontare chi dovremmo affrontare. Vabbè, dico altro. Comunque, andiamo avanti. Diciamo che comunque, sarò sincero, la storia io chiaramente ho capito un po' cosa succede, ma non al 100%, perché ho solamente mandato un po' avanti, ho visto qualche video, ho mandato un po' avanti solamente per vedere a che livello erano i Pokémon che dovevamo affrontare, ma non ho poi letto i vari dialoghi, quindi di per sé non so cosa succederà, sarò sincero. Comunque, allora, entriamo in questa grotta qua, come abbiamo appena fatto. Lui chi è? Scienziato, eccoti, finalmente ti ho trovato. Gli esperimenti sul fossile che mi ha dato hanno dato i loro frutti. Credo di essere riuscito a neutralizzare l'effetto con questo aggeggio. Per la serie meglio tardi che mai, forza dammelo. Se no diventerò un eroe anch'io. Bocca al lupo, Nomiz. Ok, aggeggio che non sa cosa sia. Comunque direi di utilizzare subito un bel repellentore max. Vai. Ok. Ora vi per la strada, boh, speriamo di azzeccarla subito, perlomeno di metterci poco tempo in totale. Allora, no, voglio andare di qua, mi fido di più, di solito, almeno per quanto mi riguarda, boh, andiamo di qua. Non è la prima cosa che capita, ecco, la strada da prendere, di solito. Speriamo di non aver detto la cavolata, boh, andiamo di qua. Ma io, quella cos'era? No, qui no, no, niente. Vediamo questa. Resir Max. Mi ispira questa scalettina, boh, procediamo. Fantagrotta comunque si chiama. È di qua la strada, boh. Sembrerebbe per ora di sì. Andiamo di giù. Questa lì è la strada. Boh. Addio, pardon.
Che cazzo sono? Però la strada è buona. I Pantellas. Ci perdoni, buon uomo. Gradiremmo, se la cosa non reca disagio, inducere una competizione tra mostri e tascabri, in modo da risolvere il terribile alterco che aleggia tra lei e il signor Cartone. I Pantellas, è la prima volta che mi sento fare un discorso sensato. Avambracci verso nord. Vabbè, comunque. Ci sono i Pantella, questa non la sapevo. Ok. I Pantella scoppia gay, vuole perdere. Folly Swag e Dub Check. Andate in campo, Pantella se... Ok. Merda, ma è Wimpy. Allora, bene così. Mica in regola. Tanto comunque è un livello abbastanza fattibile, almeno così sembrerebbe. Fra l'altro scontri a due, per la prima volta, se non sbaglio. Fango bomba su questo e foglia lama su Folly Swag. Anzi, forse prende tutte e due, a quanto pare. Buono, arrivederci Dub Check. Alla Shazam. Pioggia danza, vai, tonfa. Fai del lama. Mica tutte e due. Vai, Folly Swag dovrebbe morire. Buono. Fatto, sapevo che era super efficace. Alla Shazam non lo so. No. Vabbè, meno di nulla. Mio WhatsApp. Usiamo ancora fango bomba però su alla Shazam e ancora fuori lama in generale. Comunque ragazzi, merda, me a livello 10 è un chicchino, ci ho messo non sapete quanto. Infatti ripeto, come avete probabilmente visto e capito, il video è uscito tardi. Questa macchia. E appunto sono stato tantissimo a cercare di far sedere poco. Però spero che questo allenamento possa dare i suoi frutti, via. Johnny Bravo. Buono, ho levato poco. Usiamo fango bomba anche su... no, WhatsApp e ancora foglie lama così a casa in generale. WhatsApp morto, vai. Certo ragazzi, che Pokémon ti c'hanno, io ho forza. Tutti su Wimpy, ce l'hanno a te. Ehi, boia. Ok, proviamo a Mega Pugno sperando che non fallisca come fa spesso. Vai, ok, e no, usiamo taglio. Morto, morto, Ale. Arrivederci Pantellas, è stato un piacere, tra virgolette, incontrarvi. Bloccano la strada. Anche se mi dispiace, questa vostra nuova personalità credo di avere il modo di farvi tornare in voi. Ah, ok. Culo Jacopo, cazzo. Puoi dirlo forte, Daniel, merda, Justin Bieber. Che cazzo dici, Jacopo? Non ce la facciamo più a fare discorsi sensati, merda. Andiamo a scoparci qualche tipo. Sì, ma prima mettiamoci un po' di lacca, cazzo. Sì, cazzo. Tu, ok. Sono tornati loro, anche se in realtà non mi sembra facciano così. Vabbè. Quanto pare la gege dello scienziato funziona. Tony, hai preparato il tuo ultimo tiramisù. Allora, vediamo un po' se c'ho qualche tipo pozioncina o qualcosa per ricaricare gli altri. No, non me la sento, so la pozione max con Wimpy. Bella, niente. Andiamo avanti. Speriamo di non pentirci. Proviamo ad andare giù. Finito l'effetto repellente, porca merda, rimettiamolo subito un altro. Vai. E procediamo. La strada sarà questa, punto interrogativo. Speriamo, perché se no l'ho allungata parecchio. Eccoci qua, sì, è proprio questa. Ma io, quanti avanti sono? Tonio, cosa mi ha raggiunto fin qua? Matano, Clapis, distruggetelo, addio. Ottimismo. Ma basta con 8 ottimismo. Alla prima fa ridere, dopo rompe il coglione, poi basta, che tutti ci guardano. Vergogna, Frank, dai. Amore, selfie. Allora, fra l'altro, Clavis con cosa? Con, diciamo, l'avatar, chiamiamolo così, col personaggio fatto a cazzo. Per quando tempi si travestiva da uccello, andava a girosi. Comunque, ok. Venom o testa minchia, quindi Wimpy per poi riservi alla sta grande, almeno sperando che non fallisca. Per usare Mega Pugno su Venomoth e fuori lama su tutti e due. Eccoci qua, buongiorno anche a voi. No, sto di raggio su chi è? Su Merdame, porca miseria.
graphic, cazzo. Sì, arrivederci. No, invece no! Super Wimpybell! Allora si merita la pozione maxi, via. Si ammazza anche sta minchia. No. Era proprio un chicchino. Bella merda. Allora, mettiamo intanto zaino. Pozione max su Wimpybell. Ne usate parecchi rispetto a quella che c'avevo alla Lega, di questa si vede. Per allenare un po' Pokémon. Per evitare tre volte andare su giù, quindi allungare ancora di più la osa. Schizzo. Ah sì, ok. Ho capito, va bene. Aspetta, schizzo con sta minchia con l'uccello. Ha quel che di doppio senso, Ma poino proprio. Dio Bond, è rimasto un pezzettino di vita. Ho sbagliato. Lotta. Mega pugno, prima muore. Ancora fallirà. Oddio, era meglio già taglio, Vai, buono. Vai, il Venomoth non c'è più. Vediamo un po' chi mette. Attacco Malfoy. Rapigito. Bella merda, meno male. Vai, sta minchia è morta. Siamo ante la attacco Malfoy, fa le lama. Non male, Cioè, poteva andare meglio, ma poteva anche andare peggio. Sado Voodoo. Usiamo fango bomba. Anzi, se va colpo di fango su Sado Voodoo e taglio su Taco Malfoy. È confuso già. Buono, meno male. Buono, infatti mi ricordavo qualcosa che ne potesse levare tanto colpo di fango. Insomma, le mosse di terra. Infatti mi ricordavo bene, meno male. Scratchy. Maledizione su di chi è? Aspetta, sì, già. Mi sbaglio tutte le volte con Malocchio, non so come mai. Vabbè. Oddio, buono, di peccato! Magapugno su Scratchy e taglio su Taco Malfoy un altro po'. E basta, sempre un fuso. Deve succedere prima o poi. Striglia, maledetta. Vai, Taco Malfoy è morto. Bene. 1009. Sarebbero usati terremoto. Che prima poi ci rimette anche Wimpybell. In teoria. Quindi mega pugno sempre su lui. E no, foglie lama su tutti e due. E basta, sempre confuso. Ma quanto ci metti? Dai, che palle. Che poi fra l'altro lava più la confusione di delle mosse avversarie. A parte ora. Vai Wimpybell. Vai, andiamo un po' avanti, fa leva tutte e due. Leva uguale, sì, più o meno. Usiamo mega pugno su lui e taglio su lui. Boh, finalmente, ora muore sta bene, Muore Ichi. Che poi stretchi Ichi. Vabbè, gatta che te fichetto, però vabbè. Dovrebbe essere morto. Buono. Ale, e due sono andati. No, non ho letto cosa c'era scritto. Basta, Tony, è finito di strumentalizzare gli youtuber. Guarda, il fosso del Monte Luce è inutile in presenza di questo. Che è successo? Sono leggermente mortificato. Siamo liberi, imbecille. Prendete questi e liberate anche i vostri colleghi youtuber. Va bene, andiamo. Ottimismo ancora. Antonio, lo sapevo, sono circondato da incompetenti. Lucio, mi hai già deluso molte volte, vedi di riscattarti. Sei sempre stata una spina nel fianco. Sì, ma io vorrei curare Pokémon. Vabbè, a parte che ora diventa uno contro uno in regola. Quindi Wimpybell per ora può anche rimanere così. Allora, andiamo un po'. Mega pugno. Vai, resistenza. Testa subito. Buono. E Ustalin è morto. Oh, Stalin, che c'è scritto Stalin, è tipo comunista. Pedobear. No.
ti rimane così. E si usa anche con pedoverna capunno. Strano che non fallisca, strano davvero. Buono. Si fa sentire, il fatto che merda è nel 100. Neo Shadow. No, ok, rimaniamo così. Non mi ricordo se lui si fa mega pugno, se diciamo colpo di fango era efficace o non efficace. Cioè non aveva effetto. Cazzo, è rimasto con uno. Dio, buono. Proviamo un attimino, si rischia, No, ricadere. Mannaggia. No, invece va. Non so perché mi ricordavo che su di lui non aveva effetto. Invece mi sono sbagliato. Vai ancora di uno. Risiamolo. Vai. Buono. Caccola. Lasceranno tutti i 6 di Pokémon. Boia. Mega pugno su caccola. Vabbè, morto anche lui al primo colpo, meno male. C'è Gascoob. Cioè lui si usa. Cioè si usa colpo di fango. Che terremoto è meglio sempre tenerla alla fine, capito? Non si sa mai. Tanto l'ultimo, come avete capito, è Tonio. Salvo i più visti. Camuffamento. Revitalizzante? Che cazzo sta dicendo revitalizzante? Revitalizzante a parte che risuscita Pokémon morti. Ma poi perché su di loro? Boh, l'ho capita questa cosa. Andiamo avanti. Smeagol. Allora un attimino, voglio sfruttare questo momento per gli dare salute a Meldamin, Opzione Max. Meglio rischia. Se magari ora Smigo mi può levare un pezzettino di vita, sicuramente no, invece no, per ora sicuramente è meglio di rischiare di morire. Da come è contento, mi serza, mi fa su e giù. Allora usiamo colpo di fango, va, sì, non me le ricordo sinceramente, sono talmente tanti Pokémon, se si possono definire così, nuovi, che non mi ricordo quali sono. Infatti usa colpo di fango, vedrai la copia tra noi, forse, non sono sicuro. Comunque non mi ricordo mai chi è che è, diciamo, chi può essere attaccato con determinate mosse e chi no. Allora è morto. Arrivederci. Vai, ciao Lupo Lucio. Ti sei ribattuto ancora. Ora ci tocca a Giglio. Tornate al Fantabosco, sei inutile. Almeno tu, Giglio, se vuoi frame laterale l'animazione dei passi, fatti valere. Che cazzo bambina. Non mi impedirai di avere un corpo completo. Giglio vuole per la scimmia. Però comunque i livelli sono abbastanza, magari non muoio, abbastanza fattibili, Addio. Cioè nel senso, vi dirò, non so come mai, ho visto il video, probabilmente allora mi ricordavo male, che comunque si aggiravano intorno al 75-80. Invece meno male, per mia fortuna, anzi per nostra fortuna, mi sono sbagliato. È ritirata la lotta perché io ho Trombino. Trombino Vimmer 90, non so se avete presente come l'ho fatto di tutta forte. Vai, dobbiamo morire. Ho sentito. Infatti, super efficace. Zapdos, buono, si riusa colpo di fango subito. Si va, vero colpo di fango? No, è vero! Su quelle vola non va, idrocannone. Che cazzo non sei? Fango bomba dovrebbe andare però. La mano mi ha levato un po', ti fa cic cic cic. Bomba sì. Buono. Tentacruel allora si rimette sperando che non muoia Wimpy. Fa un po' di turnover, via. Madonna, ma è brutto, non se l'ha mai incontrato Tentacruel, è veramente brutto. Chi è lui per personaggio lì con quel naso? Mi viene in mente. È qualcuno. Scusate se non me lo ricordo, però hanno preso spunto da qualcuno.
Allora, ti ha levato, l'ha levato, stecchito, stecchito, metà regola. Quindi in teoria sarà difesa, vaffanculo. Poteva morire, invece. E invece no, maledetto lui. Taglio. Idropompa, to, uppa. Ci avrei la mia ricarica totale, ma che cazzata, vero? Di sicuro, infatti. Detto, fatto. Ai ai. Possiamo fare la marrota, vai di barriera, vai ancora. Pensavo, cioè, la regola doveva levarne di più, invece, a quanto pare. Proviamo sonnifero, vieni, si sembra Pokémon, vai. Meno lascia merda, bimbi. Va bene, dai, vabbè, mettiamo il buon trombino. Anzi, Majin Buu, vai. Trombino si mette, sì, nel caso dopo. Vabbè, allora, il mio appunto, buono. Mega pugno. Calcio in volo. No, si è svegliato. Già. Stridio, maledetto. Ce la fa. Ma non muore, bimbi. Ma non muore. Ma cos'è? Forza. Proviamole tutte. Magari, boh, alcune è un po' più efficace. No, oh, finalmente. Boile. Che patimento. La scimmia ancora. Si rimane con Majin Buu. Morta? Sì, vale, ciao scimmia. Mac Mime. Rimaniamo così. Calcio in volo. Buono, non è molto efficace, insomma, è arrivato più di metà. Gioco di ruolo. Che cazzo è? Cazzo è speso di Majin Buu. No! Che palle, mega fulmine. Ancora. Morto? Sì. Vabbè. Prepotenza di Führer. Calava l'attacco. Va bene, vai, mordaci. Che palle queste mosse lì. Maledetta la miseria, sono state pa un patimento per tutte le giode. Boia. Fra Mega Pugno e Carcinvolo di Majin Buu, che addirittura Carcinvolo quando fallisce ti toglie la vita perché dice che va in terra. Vai, morto? Sì. Ale. E quindi adesso. Aspetta, sono finiti i Pokémon, vero? Sì. Tocca all'ultimo, ovvero Tonino Cartonio. Eccoci qua, Tonio. L'hai voluto tu, vecchio. Dovrò sporcarmi le mani. Chiudiamo questa faccenda una volta per tutte. Allora, un attimino, fatemi andare lì preparato. Fatemi curare tutti. Con pozione Max, non si sa mai. Comunque, per ora, il fatto di allenare i Pokémon era così, diciamo, pesante. Perché fate arrivare con l'altra al 100, con l'altra all'88. Chi è il 90, chi è l'88, un'altra volta. Bla bla bla. È stato per ora sembrerebbe non tanto utile, cioè relativamente utile, perché mi aspettavo sinceramente Pokémon più alti. Invece è andata così. Dove va? Eccoci qua. YouTube è scritto dietro. Tony, così siamo giunti a resi dei conti, vecchio. Questa volta non commetterò errori. Questa storia è durata fin troppo, ed effettivamente un po' troppo. Anche se comunque dai, almeno io personalmente mi sono divertito. Qua Luigi. Eccoci infatti, livello 100, bordaci terremotone subito. Guarda, terremoto si strausa. Eccoci, qui la cosa comincia a farsi veramente pesante, perché se terremoto leva nemmeno metà vita, siamo messi benino. Terremoto muore,
regola sì, speriamo, a vedere. Guardiamo. Yes! Ale, e uno è morto. Ciao bella! Trollface. No! Trollface è una pesata di belle potenti. Va a mega pugno. No. Trollface per me. Madonna. No, devo mettere Majin Buu. Mi pare che l'unica mossa che potesse andare fosse, se non sbaglio, cacci in volo. Spero di non sbagliarmi, perché sennò siamo nella cacca più completa. Anzi, più totale, più completa. Vai, troppo. Porca miseria, fa livello 100. Buono, per l'unica mossa e va a cacci in volo. Cazzo, non è così tanto. Finta. Ok, non male da tantissimo. E ora vi uso questo. Se lo rifà probabilmente userà la ricarica totale. Maledetto Tony. Guardiamo. A vedere, eh? È sul rosso, schioccati infatti. Come tutti i carissimi e buoni allenatori, quando si va soprattutto, ma non solamente, sul pezzettino di vita rossa, bisogna usare le carica totale. Ma vaffandomo. Altro pompa, maledetto. No, meglio levarcelo dalle palle. Cazzo! Meglio levarcelo subito dalle palle, eh. Trollface, zaino di volata, pozione max, bella capitatone e bella pesata. Quindi diciamo che il discorso detto prima, sperando che possa essere alla fine diciamo corretto, non è che va a farsi forte il discorso di aver allenato i Pokémon, anzi speriamo che possiamo farcelo. Lui probabilmente c'ha tutto al centro, che confuso, porca merda. Va bene, via. Dio buono, che palle. Buona. Dai, vai un po', eh. Dai. Vai, Ale. Mi tocca di utilizzare un'altra volta pozione maxi. Che se usa la pompa si schianta, a regola. Ci sono buone probabilità. Si coraggio. Boia. Che macani. Davi. Pure gel. Fallisci, meno male. Ogni tanto. E dai, è sempre un fuso già. Era meglio usare ricarica totale. Maledetto me, maledetto. Che dormite ti fa. Finta. La regola ricarica totale lava tutto, vero? La regola. Ancora confuso, ma si sta scherzando? Oh, a regola il prossimo calcio in volo, se non si dovesse far lì, dovrebbe morire, eh. Oh, vai, vai, vai. Oh, finalmente, arrivederci Trollface, maledetta lì. Boia. Chi c'è ora? Voglio vedere chi è il prossimo, forza. Radio Gufo. No, rimaniamo così, voglio vedere cosa c'ha. Anche se rischia di morire, mega pugno. Riduttore, boom, arrivederci subito, si muore così. Vabbè, pace. Allora, mettiamo. Tanto il nostro pupillo è merda, mille. Quindi. Vediamo un po', allora. Fango bomba quanto si leva? Riduttore, basta, lì. Allora, vediamo un po'. Fango bomba. Buono. Colpo di fango. Ancora riduttore. Usa solo riduttore. Cioè, leva riduttore. Guardi. Sti cazzi. No. Non è effetto. Vabbè, andiamo su fango bomba. Che raga deve ammazzarlo. Sembra che non si muoia prima, per niente. Buono. Ale. Vai. Mi mancano tre. Dai ragazzi, MacMime. Rimaniamo così.
Terremotone su Mac Mine subito, vai. Ale, bella roba, con un colpo solo. Dai che ne mancano due. Dai che siamo vicini alla fine. Vediamo, tutte le parole famose. Fango bomba un'altra volta. Sutta come al fuoco. Lo si attacca sempre prima noi, bene così. Andiamo un po'. Oh mio Dio! Ne manca uno. Melevisore. Che cazzo è? Terremoto, va. Cazzo, usa terremoto anche nel visore e si muore, mi sa. Ah! Allora si mette trombino. Vediamo un po'. Surf, trombino, surf. Ma no. Solo a raggio. Cazzo. No, magi di... No, no, no. Adesso il momento va... No, muore, muore trombino. Muore trombino. Maledetta la miseria. Melevisore è un bel problemone, eh. Se c'ha come troll face, magia difesa per troia lì, è un bel casone. Tuononda va. Andiamo se va a Tuononda. Sarebbe male, eh. Marimma troia. Zaino. Allora bisogna affidare tutto a... A Majin Buu con caccia in volo, ha voglia di dire, a quanto pare. Ma muore anche lui sul raggio. No. Vabbè, funzione max, sfruttiamo questa savi per ricaricare Majin Buu. Proprio l'ultimo doveva essere il Pokémon simpatico. Ancora, ma basta. Basta questo volo, non va per Ferbecco. Vediamo un po'. Adesso quando dovrebbe morire Zapdos. Buono. Va per Ferbecco, va, non lo sapevo. Buono, non l'avevo levato. Wow, proviamo a volare. No, buono, si va su e fa luce solo a raggio. Bene, merda di. Vediamo se gli può togliere qualcosa, volo, speriamo. Buono. Allora quanto pare cos'è, tipo... Cioè, erba, roccia, terra, non riesco a capire bene di cosa sia fatto. Ma c'è fuoco, anche di fuoco. Ma cos'è? Ma è tutto questo Pokémon qui. Allora, ok. Majin Buu, mi voglio fidare di te. Caccia in volo, terremoto, porca miseria, non moriti prego. Vale. No. Cosa cazzo vuol dire? Allora affidiamoci su. Oddio, si è visto Zapdos. Andiamo su Zapdos. Terremoto, dimmi un casino, se non è qui si fida nel culo, ma bene bene, eh. Ma alla grande, bene. Voglio andare su Whimpiper, voglio vedere se mi riesce a addormentarla, anche se sicuramente userà qualcosa prima lui. Poi bisogna vedere se è possibile addormentarlo. Voglio se l'addormentassi ora, dai. Sonnifero, sì, cazzo, dio. Bella roba. Vai, dormi. Quindi sfruttiamo la ossa per ricaricare. Secondo me le fa così, in primis Zapdos e poi fa tornare in vita Merdamia. Ok, dormi bene, dormi bello, dormi, poi rivitalizzante su Merdamen. Non è così semplice ammazzolo, perché tanto col culo ci sta, se va sulla vita rossa poi userà ricarica totale, quindi sfruttiamo il momento ora anche per ricaricare un po' tutti. Pozione max su Merdamen, vai. E si sveglia, dorme, no, no. Tanto Sonnifero ora si sveglia, porta un cazzo, voglio provare a fanosa. Sonnifero, Sonnifero si sveglia, no? Ok, andiamo, si continua così, un attimino. Proviamo ora se si sveglia. Buono. Sono al raggio, si prova a riaddormentare, vediamo se va. Oh
Che culo. Strategia abbastanza decente questa via. Vedete quanto resta a dormire. Allora, mettiamo. Voglio prima a merda, voglio vedere se magari c'è qualche mossa che può togliere qualcosa. Terremoto, dorme, buono. Vediamo se va terremoto. Se andasse terremoto, se me li può levare anche tanto. Infatti, terremoto non va. Anche dormendo li osa. Fallisce le mosse, va bene. Fangomon, ma non va. Mega pugno, ci prova, ma l'avevo già usata prima. No, vedrai sì. Bella cazzata! Complimenti Simone! A me si trovano tutte, colpo di fango. Tu va! Ah, è buona! Bella cazzata, non è meglio mettere Zapdos di primo. Non va nemmeno a vesta. Fango bomba. Che sti cazzi! E ora che cazzo metto? Beh, rimaniamo così. Usiamo mega pugno, tanto un va. Perché sennò se mettevo Zapdos sta subito verso il raggio, capito? Preferito fa così. Muore. Mannaggia, mannaggia, questa mele visoria come ci fa soffrire. Mettiamo Zapdos, speriamo possa usare solo il raggio, vieni. Magi fuoco. Bene, merda. Addio. Ti prego non andare sul rosso, ti prego non andare sul rosso. Invece sì. Vai, bordalo, eccoci! Ma cosa vuoi dire vitalizzante Max? Ma non è vero, non l'ha fatto un cazzo, bene così, vai che muori! Vai che muori, andiamode! E andiamode! Ce l'abbiamo fatta! Ale! Bella roba, de! Via, Tonio Puppa, ci ha fatto fatica con l'ultimo Pokémon di merda, ma anche contro il Face, ma alla fine ce l'abbiamo fatta noi. Allora, Tony, c'è scritto una cosa, non ci ho fatto a leggerlo. Ora sì, forse avrò perso io, ma tu. Forse avrò perso io, vabbè. Ma tu hai dato il misterioso aggeggio per neutralizzare fosse di Monteluce a Clapis e Matano. Quindi non puoi impedirmi di fare quello che sto per fare. Vedi quello che ha alle mie spalle, è il cuore di YouTube. Se riprenderò il controllo, niente potrà più fermarmi. YouTube, riempimi i poteri dell'oscurità. Addio. Ora sconfigge questo, Nonitz. Ok. Ma chi è? Ho già sentito avere il rumorino lì, quel suono. Dai, YouTube. Allora, nei giochi normali si può catturare. Qui si può catturare. Guardiamo. C'è la Master Ball. Vai. Togliere la sciupo così. Invece no, vai. Finito, preso con YouTube. Buono. 1, 2 e 3. Ale. Vai. Era bellina averci le squadre però il YouTube. Ale. Buono. No, no, bene così. E ora cosa succede? Non può essere, la televisione non può finire così. Forse l'ho perso oggi, ma il mio messaggio perverso è rimasto nelle menti di tutti quei bambini che ho plagiato. E la dimostrazione è qui. Solo una mente malata potrebbe creare a giocare un gioco basato sulla televisione, è vero. Ho perso questa battaglia, ma ho vinto la guerra. Addio. Vabbè, salvataggio in corso. Ok, tipo sala d'onore, quanto pare, sì. Quindi a regola dovremmo aver finito completamente il gioco, perlomeno per quanto riguarda il discorso storia. E vediamo dove ripartiamo, vediamo se succede qualcosa, e se non succede niente, arriviamo alle definitive ed ultime conclusioni a regola. Sì, abbiamo uno stato da noi, ma non è vero un cazzo. Anche Trombino, Demono, facevo tantissimo affidamento su di lui, ma non mi è durato una sega. Peccato, sei incazzato con queste azioni, ok. Sì, vabbè, si esce da così a caso, dalla Lega, al solito filmatino finale, vabbè. Quindi ci rivediamo all'inizio, diciamo, a casa sua, a meno che non succeda qualcosa. A dopo. A quanto pare non è successo altro e non c'è da fare altro. Se poi non dovesse essere così, boh, me lo farò sapere. No, a parte gli scherzi. E questo era l'ultimo video della serie, soprattutto per quanto riguarda il discorso storia del gioco. E quindi diciamo che, come ho detto prima, adesso arrivo alle ultime conclusioni per appunto, come ho detto adesso, per questa serie qua. Quindi, allora, in conclusione, è stato un gioco, secondo me, comunque rieditato in maniera molto molto decente e molto carina di per sé, perché è stato comunque divertente. E
va dato molto merito a quelli che hanno comunque rieditato e quindi creato questo nuovo gioco, tra virgolette, perché ci hanno perso veramente tanto tempo e comunque posso, anche se non vi interessa, posso dirvi che avete fatto un bel lavoro, soprattutto rispetto anche al primo che secondo me era già più diverso, tanto c'era qualche bug, qualche cosa, invece vedi la storia è stata parecchio fluida, qualche errorino ma leggero, no? Tipo ho visto alla fine che non si aveva tipo della Lega Pokémon, cos'era, se era Pirla o Giglio, no? Però a parte questo, per il resto è stato un ottimo gioco e vi dirò, mi sono divertito molto a giocarci e a fare queste serie qua. Quindi, questo diciamo mi ha reso conto. Spero che, per quanto ho visto, che sarò sincero, non ha avuto un grande successo a livello di visualizzazioni. Spero comunque che per chi l'avesse vista, per chi l'avesse seguita, sia divertito e che possa essere stato anch'io divertente. E inoltre, sempre per chi avesse visto questa serie qua, voglio ringraziarvi tutti, dal primo all'ultimo, per aver comunque visto questa serie qua e averla seguita. E quindi, come sempre, vi ringrazio in primis per le visualizzazioni e poi, come dico sempre, per finire, vi ricordo di mettere barra fare se volete queste tre cose, ovvero mettete un bel mi piace al video, condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale. Non dico così potete venire aggiornati su questi video qua perché finisce, ma potete venire aggiornati su tutti i miei video che caricherò in futuro, così in generale. Quindi detto questo, niente, per quanto riguarda questa serie qua è tutto. Un ultimo saluto in questa serie qua. Ci vediamo ai prossimi video. Ciao a tutti, grazie ancora!